Sono qui con il mio amico Cactus. Siamo a Camelback Mountain, Biltmore, Arcadia. Siamo a Papago Park. Questa città cresce, cresce tantissimo. It's our pleasure to welcome you to Phoenix. What the local time is 11:36 a.m. Un po' simbolo di Phoenix. È ripidissima. C'è una ringhiera per tirarsi su. Welcome back to my channel. Benvenuti a Phoenix in Arizona. Biltmore, Arcadia, Downtown, Uptown. Questa è la Phoenix Metro Area. Milioni di abitanti, quindi praticamente 5 milioni di abitanti. Da qualche mese la decima area metropolitana più grande d'America ha scalzato, diciamo, l'area metropolitana di Boston. Quindi qui la crescita c'è, la crescita è grande. Vengo spesso, diciamo, in Arizona, ma a prendere un po' di caldo in inverno. Ma voglio parlare di Phoenix perché oggettivamente è una città molto interessante per tutto quello che qui succede. 200 persone al giorno si trasferiscono qui. Allora non è un caso, non è un caso, va investigato e voglio raccontarvi perché. Ma ancora più interessante, mi sembra dire come, da dove nasce questa crescita, da dove è arrivata, cosa sono le cose che sono successe negli anni. 100 anni fa questa città aveva 65.000 abitanti, 65.000. Quindi vi rendete conto che fino ad arrivare a 5 milioni in meno di 100 anni la crescita è stata spaventosa. Allora vediamo cosa è successo. Praticamente guardate questo cielo bellissimo, no? L'Arizona è così perché il deserto, il clima permette questi cieli così belli, e uno dei motivi per cui questa città, diciamo, è iniziata a crescere è stato proprio quello che durante la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, l'esercito degli Stati Uniti si rese conto, soprattutto Air Force, che per addestrare i piloti ci voleva un posto con cieli così, no? E l'Arizona fu la scelta naturale. Iniziarono e costruirono un aeroporto che è là dove adesso c'è l'aeroporto vero, che è Sky Harbor. Quello era un aeroporto militare all'inizio, e iniziarono quindi tante famiglie, diciamo, soprattutto militari, a trasferirsi qui, e l'industria militare, military, iniziò a pick up qui in Arizona. Quello che è successo è stato che poi negli anni seguenti, dopo la guerra, c'erano delle cose, la città inizia a svilupparsi, alcune infrastrutture iniziano ad esserci, alcune company iniziano a trasferirsi qui, e soprattutto l'aria condizionata diventa una cosa più accessibile a tutti, iniziano ad esserci degli incentivi da parte dello Stato per installare aria condizionata, e questo è un po' un game changer. E allo stesso tempo tanti veterani, cioè persone che erano stati militari qui, decidono, in quanto siano trovati molto bene qua, di trasferirsi con le loro famiglie qua. E questo è anche una delle ragioni per cui nel tempo, storicamente, questo è stato uno stato conservatore di più, no? Che fosse proprio una matrice più conservatrice, anche perché poi questo è lo stato del grande John McCain, ex senatore, purtroppo se n'è andato, è morto 2 anni fa, proprio nel momento in cui forse c'era più bisogno di persone come lui in America. Si è stato anche candidato presidente, oltre che appunto soldato in Vietnam per l'esercito americano, candidato presidente contro Obama nel 2008. E il bello dell'Arizona è il fatto che uno può permettersi un buono stile di vita qui, perché la vista non costa molto, perché le tasse sono piuttosto basse, soprattutto sulle proprietà. Allora tante persone si trasferiscono qui a Phoenix da tutta America, specialmente dalla California. Ma qual è the catch, no? La fregatura, in America si dice the catch, tutto questo. Sicuramente il clima è estivo, il caldo è orribile, neanche torrido, è proprio orribile, da maggio a settembre con punte oltre 100 gradi, ma vuol dire
più di 40 gradi come media, no? Specialmente l'agosto scorso la media è stata 41-43 gradi Celsius, quindi non si scherza, no? La gente non esce praticamente mai di casa se non alla notte, e già comunque la notte continua ad essere piuttosto pesante. Alcuni mi raccontavano di alcuni tricks su come evitare di, diciamo, spendere fortuna in aria condizionata, spese elettriche durante l'estate. Di notte costa meno l'electric bill, quindi tengono pompata l'aria condizionata tutta la notte, e di giorno la mettono più bassa in modo da risparmiare. Questa è una cosa che mi aveva colpito particolarmente, che effettivamente fa veramente tanto caldo in Arizona. E inizia a essere quasi mezzogiorno, inizio quasi a sentire il caldo, ma è sicuramente un piacere, almeno in questo periodo dell'anno. Il caldo è talmente forte che qualcuno non ce la fa, nel senso che molte persone non si comprano casa dagli stati del nord. Genitori di una mia collega anni fa si trasferirono qua, in Arizona, dal Minnesota, erano sempre vissuti in Minnesota, dopo 2 anni sono tornati indietro perché hanno detto è troppo caldo. E poi alla fine è sempre un discorso relativo, perché comunque come in Minnesota si sta principalmente in casa in inverno, no? Freddo pazzesco per quei 2-3 mesi, qui stai in casa durante l'estate, che è bizzarro dal nostro concetto, più come noi siamo anche cresciuti, no, in Italia, però così è. Sono qui con il mio amico Cactus. E un'altra cosa di Phoenix è la grande diversità come food scene e cibo. Ovviamente c'è un grande influsso di cucina messicana, provate i tacos perché sono fantastici qui. C'è un tipo ormai di popolazione qui che vuole diversi tipi di food, e quindi questo ha portato a crearsi tanti ottimi ristoranti sparsi più o meno per la città. E è bello perché sono proprio tanti ristoranti in tanti tipo angoli della, lungo la strada, lungo la città, e che meritano sicuramente di essere provati e non finiscono veramente mai. Questa è una cosa bella di questa città. Le case qui sotto sono quelle del quartiere di Biltmore in Arcadia. Ci sono ville pazzesche, ovviamente. Molte sono arrampicate, quindi a meno che non vieni quassù sulla montagna non le puoi vedere. E un'altra attrazione interessante della Phoenix Metropolitan Area sono tante tech company che hanno investito soldi qua. Magari non tutte hanno l'ufficio, ma hanno l'ufficio generale, ma la vicinanza con la California, con la Silicon Valley, ha reso questa città un po' simile a Austin, Texas, no? Non lo stesso livello, ma simile. La chiamano un po' Silicon Desert. Questa è Tempe, dove c'è la Arizona State University, il Salt River, qui. E la vista è fantastica, il cielo così limpido, così chiaro, così Camelback Mountain, Papago Park. E qua ovviamente gli bei apartment complex. Comunque è ripidissima. C'è veramente lo strapiombo, io non so quelli lì come fanno a stare lassù. Phoenix è organizzata in questo modo, come un grid di strade. C'è appunto a downtown, diversi quartieri dentro la città, piuttosto anche affluenti, direi Biltmore, Arcadia. Poi iniziano, diciamo, altre città che sono dell'area metropolitana di Phoenix, ma diciamo sono separate come giurisdizione, cioè Tempe, laggiù. Qui dietro c'è Scottsdale, dove sono io in vacanza per alcuni giorni. Dietro Paradise Valley, North Scottsdale, Paradise Valley, Desert Ridge, McCormick Ranch, tutti i suburb di Phoenix, e più in là altri suburbs come Glendale, Peoria, altri, e ancora più laggiù Gilbert, Chandler e Mesa. Però insomma questa città cresce tantissimo. Io penso sempre che tante persone non la considerano, diciamo, al di là degli americani, e invece vale la pena pensare a Phoenix come un'opportunità per quelli che di voi pensano di venire in America. Perché qui davvero c'è la possibilità di build a good life and also equity con, diciamo, real estate, investimenti. E questa è una città che è destinata a continuare a crescere. Qui la crescita non si fermerà. La gente, specialmente durante il pandemic, la pandemia, si è trasferita in massa in stati come Florida, Texas e Arizona, anche perché questi sono stati che tengono sostanzialmente aperto. Cioè le scuole qui non sono mai state chiuse sostanzialmente, e quindi la gente può continuare a vivere una vita diciamo più normale. Ultimo bonus, se vi interessa fare golf, se vi piace fare golf, non è una mia passione, ma se vi interessa, in Arizona ci sono migliaia di golf courses e ne vedo uno anche da qui. Una cosa tipica che fanno diciamo gli americani a venire in Arizona durante l'inverno per giocare a golf. Questo è quindi il mio resoconto sulla città di Phoenix, Arizona, Phoenix Metropolitan Area.
Spero che possiate venirci un giorno a visitarla e soprattutto fare questa meravigliosa hike, Camelback Mountain. Ragazzi, questa è veramente una figata. Un saluto da Phoenix e until next time, peace out.